Ciao a tutti ragazzi, ragazzi, e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco e nel video di oggi parliamo del Festival di Sanremo. Tutti quanti ne stanno parlando: gossip, trama, outfit, vestiti, cadute dalle scale. Insomma, tutti quanti vogliono sapere quello che succede durante la settimana del Festival di Sanremo. Una, dimmi che cosa ti ha fatto arrabbiare. Che succede? Purtroppo, non mi sentivo in cuffia, non sentivo la voce. Ma se dicessi che in realtà nel corso di tutti quanti i festival ci sono stati moltissimi misteri, moltissime ombre, moltissime oscurità che hanno riguardato il mondo del Festival di Sanremo, mi credereste? Io non ho mai visto l'orchestra buttare gli spartiti! Mai visto! Nel video di oggi ho voluto raccogliere alcuni dei misteri più incredibili, alcuni irrisolti, alcune delle cose più strane successe in tutti questi anni. Sto parlando di veri e propri casi, di cronaca nera, un tizio che ha perso la vita, uno che ha tentato di buttarsi giù dal balcone in diretta, c'è poi un sacco di gente scomparsa, insomma, cose assurde. Ti prego di non dare le scandescenze, torna indietro per piacere, ecco, fammi la cortesia. Preparatevi con dei popcorn perché oggi ne vengono fuori delle belle. E soprattutto fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate alla fine di questo video. Non dimenticatevi di iscrivervi e di mettere un pollice su. E condividete questo video il più possibile perché, attenzione, il Festival di Sanremo si tinge di nero. Scusate all'inizio del video che volevo dire sta cacata. Il Festival di Sanremo è in realtà un'edizione che si ripete dal 1951, organizzata per tirare un po' su il turismo in Liguria nei mesi infernali. L'idea venne proprio durante un colloquio tra l'allora direttore delle manifestazioni del Casinò di Sanremo, Angelo Nicola Amato, e il conduttore radiofonico Angelo Nizza. Quindi cosa si pensano? Ma facciamo cantare due o tre cantanti e li buttiamo dentro al casinò e vediamo se arriva un po' di gente. E il 29 gennaio del 1951 si tenne quindi la prima edizione del Festival di Sanremo. Miei cari amici vicini e lontani, buonasera. Funzionò? No. Fu un flop, letteralmente non gliene fregava niente a nessuno, perché la prima edizione avvenne appunto all'interno del casinò e la gente al casinò voleva divertirsi, cioè giocava, mangiava e c'erano poi questi cantanti lì che canticchiavano, che tra l'altro al tempo era molto diverso da adesso. C'erano solamente 3 cantanti in gara e ognuno di loro presentava 3 canzoni e a partecipare erano Nilla Pizzi, il duo Fasano e Achille Togliani. E a vincere chi fu? Nilla Pizzi, con un brano che ancora oggi è iconico, che è Grazie dei Fiori, che offriva, cioè proprio così, a gratis a Sanremo, visto che poi sono diventati iconicissimi i bouquet di fiori che vengono donati ai cantanti. Nonostante il flop generale della prima edizione venne ripetuta l'anno dopo e questa volta i cantanti passano da 3 a 5 e di conseguenza le canzoni diventarono un po' di più. Ma a vincere chi fu? Di nuovo Nilla Pizzi, che tra l'altro detiene il record perché occupava con le sue canzoni, ne ha presentate 3, il podio, cioè tutto quanto, 1, 2, 3. Ha vinto tutto lei e non è mai successo più nella storia. Ma è proprio in questa prima edizione che in realtà abbiamo un piccolo segretuccio, un piccolo misterino. Perché infatti la nostra amica Nilla vinse il primo premio con Vola Colomba. E il testo allude ad una richiesta politica, anche se non tutti quanti lo sanno. Un verso della canzone dice infatti: Dio del ciel, se fossi una colomba, vorrei volar giù dov'è mio amore. Dio del ciel, se fossi una colomba. Si allude un po' alla Trieste e all'Italia del dopoguerra. Trieste infatti era ancora occupata dalle truppe anglo-americane e l'amore che doveva tornare non era quello per una persona, era l'Italia, alla quale la popolazione delle Venezie Giulie e Trieste voleva ricongiungersi, cosa che accadde però 2 anni dopo. Beh, gente Nilla Pizzona. Ma andiamo al vero proprio mistero, che secondo me è quello proprio power di tutta questa situazione. È il 1967 e il corpo di Luigi Tenco viene trovato alle 2:10 del mattino nella stanza 219 dell'Hotel Savoy di Via Nuvoloni, poco dopo l'eliminazione dalla gara del suo brano Ciao Amore Ciao. La sua morte nel corso degli anni ha fatto poi ritornare più e più volte la teoria del complotto che non si sia trattato di suicidio, ma di omicidio. Ma ripercorriamo bene la sua storia. Cosa è successo in quel Festival del Sanremo del 67? Luigi Tenco arriva a Sanremo il 23 gennaio del 1967 e nei giorni successivi dichiarò alla stampa di essere piuttosto sicuro della sua vittoria grazie all'abbinamento in gara con Dalida, che era un'altra cantante con la quale lui si vociferava che c'era un po' del tenero. Quell'anno, tra l'altro, in gara c'erano anche Claudio Villa, Diva Zanicchi, Lucio Dalla, Little Tony con
Cuore Matto, c'era anche Ornella Vanoni, c'era anche Orietta Berti, insomma un sacco di gente che poi nel corso degli anni comunque abbiamo rivisto. Il signor Tenco era sicurissimo che la sua canzone avrebbe vinto. Purtroppo però Ciao Amore Ciao, che è la canzone che lui presenta, non va poi così tanto bene, tanto da arrivare al 12° posto su 16 canzoni e venendo di fatto escluso dalla finale. Nel pomeriggio del 26 gennaio lui poi aveva anche provato un escamotage per provare a far salire in classifica sta canzone cambiando l'arrangiamento, ma purtroppo il direttore d'orchestra gli dice «Eh no, caro mio, non si può fare!» e quindi riceve il 2 di picche. La performance quindi che viene fatta quella sera lì non è neanche poi tanto memorabile, perché a quanto pare aveva abusato di alcuni farmaci mescolati con l'alcol e prima di esibirsi aveva tra l'altro detto a Mike Bongiorno, che stava presentando Sanremo quell'anno, «Questa è l'ultima volta». Mi disse queste precise parole: vado fuori, canto e poi ho chiuso con la musica leggera. Il che sembra abbastanza profetico. L'ultima volta che si esibisce, l'ultima volta che si fa vedere. Sappiamo infatti che dopo qualche ora Luigi Tenco e Dalida vengono eliminati dal Festival di Sanremo e lui lo viene a sapere perché viene svegliato dopo essersi addormentato sopra un tavolo da biliardo. Lui, preso dallo sconforto, quindi secondo le ricostruzioni torna nella sua stanza d'albergo al Savoy, nella stanza 219, e lì si spacca. Lascia però un biglietto di addio dove dice: ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente 5 anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io, Tu e le Rose in finale e una commissione che seleziona la rivoluzione. Spero che serva a chiarire l'idea a qualcuno. Ciao, Luigi. Io, Tu e le Rose era il brano che aveva presentato Orietta Berti e La Rivoluzione invece era di Gianni Pattennati. La delusione era dovuta all'eliminazione del suo brano Ciao Amore Ciao, a quanto pare lo aveva portato a compiere questo gesto estremo. Oggi non si sa chi fu la prima persona a trovare il corpo di Luigi Tenco. C'è chi pensa che sia stata Dalida, c'è chi pensa che sia stato qualche inserviente che aveva sentito il rumore della pistola. Sappiamo un po' però quello che è successo quando è stato trovato il suo corpo. Negli anni 90 infatti i giornalisti Marco Bottazzi e Andrea Pomati individuarono particolari inediti su quella serata, perché riuscirono a mettere le mani sul fascicolo che la polizia aveva redatto nel 1967 e che si credeva perduto per un cambio di sede. Riuscirono a trovare addirittura le fotografie che ritraevano il corpo senza vita di Luigi Tenco all'interno della sua stanza d'hotel. E questi due giornalisti riuscirono anche a rintracciare i due necrofori che si occuparono di tutta quella serata, i quali dissero delle cose molto, molto interessanti. Ad aver gestito il caso infatti era stato il commissario Molinari, il quale, venendo a sapere che il corpo del cantatore era stato portato via prima delle fotografie ufficiali scattate dalla polizia, chiese alle 4:15 di riportare immediatamente il corpo all'interno dell'hotel, di rimetterlo nella posizione in cui era stato trovato e di scattare delle foto. I nostri due amici giornalisti Marco Bottazzi e Andrea Pomati non si fermano qua, perché vanno a chiedere aiuto a Francesco Bruno, che è un criminologo, il quale fornì una relazione tecnica elencando tutti quanti i dubbi che ponevano un po' più lo sguardo sul fatto che forse non era poi stato un omicidio, ma forse un omicidio. Questo perché la posizione del corpo comunque era abbastanza contraddittorio e non c'erano gli elementi tipici di una persona che vuole togliersi la vita. A intervenire e dire qualcosa di ancora più interessante è il 29 settembre del 2004. Il nostro ex commissario di Sanremo, Molinari, quello che aveva fatto ritornare il corpo all'interno della stanza d'hotel, dice a Domenica Inn: di sicuro non si è trattato di suicidio. È stato un omicidio collettivo. Indubbiamente un suicidio non lo è stato e lo posso garantire con una certa sicurezza. Però posso dire che è stato un omicidio collettivo, perché l'abbiamo ucciso tutti, la società. Concludendo l'intervista con la frase: bisognerebbe fare chiarezza. Ma tutto ok, ma a parte che mi viene da dire: ma scusa, guarda che poi eri tu il commissario. Ma non finisce qua, perché l'inchiesta venne comunque riaperta nel 2006, il 15 febbraio, dove viene riesumato il corpo del cantautore e gli inquirenti scoprono l'esistenza di un foro di uscita dalla teca cranica del cantautore. Sempre nel 2006 vengono fatte ulteriori analisi che accertarono che il biglietto era stato scritto da Tenco a mano sua e quindi era autentico. E in più sulla sua mano era stata rinvenuta una particella di antimonio, che è un metallo usatissimo nella fabbricazione di armi da fuoco, e accertava quindi che il colpo mortale era stato sparato proprio dalla sua mano. Nel 2013 poi intervengono i giornalisti Pasquale Ragone e Nicola Guarnieri, i quali scoprono che il proiettile recuperato dalla polizia quella sera sarebbe in realtà di una beretta, ma l'arma che poi era stata rinvenuta era quella di una PPK.
Ora, c'è un po' un'incongruenza, perché una beretta non può andare dentro una pick-up, da quello che ho capito. Quindi, da dove viene fuori l'altro proiettile? In ogni caso, tutta questa situazione qua viene archiviata. Ho trovato ancora più curioso quello che poi è successo alla cantante Dalida, la quale lei stessa deciderà qualche anno dopo, e più precisamente nell'87, il 2 maggio, di rilasciare un biglietto e togliersi la vita. Ancora più interessante sono le telefonate che Tenco fa quella sera. La prima la fa Ennio Melis, capo della sua casa discografica, ossia la RCA, e la seconda la fa Valeria, che era la sua presunta fidanzata dal 64. I due parlano di progetti futuri, passati, idee, addirittura di partire per il Kenya. Insomma, addirittura al presidente della RCA lui aveva detto: ho intenzione di fare una conferenza stampa domani perché ho una lista di nomi e voglio dire quello che sta succedendo davvero dietro le quinte di Sanremo. E qui ha fatto partire ancora di più le teorie del complotto, perché ci si chiede: non è che lui aveva avuto informazioni che qualcuno aveva scoperto, avrebbe voluto dire al pubblico, e quindi è stato zittito per sempre? Purtroppo sarà un mistero che resterà probabilmente per sempre, ma non sarà di sicuro l'unico, perché siamo negli anni 80 e per qualche strana ragione il playback viene reso obbligatorio all'interno del festival per tutti quanti gli artisti ospiti. Se lo sapete cos'è il playback, vuol dire premere una canzone, farla partire e tu devi muovere la bocca e far sembrare che in realtà la stai cantando, quando non è così. Questa cosa è stranissima ed è sempre stata resa inspiegabile. Qualcuno l'ha giustificata dicendo: perché non vogliamo che succeda niente di male, abbiamo bisogno che vada tutto perfettamente, bla 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 bla. Però perché 20 cantanti possono cantare dal vivo mentre il cantante ospite no? Questa cosa non andò molto bene a Freddie Mercury dei Queen. Quando venne invitato al Festival di Sanremo, decise di non accettare questa clausola del cantare in playback e tenne per tutto il tempo della durata della performance il microfono a debita distanza dalla sua faccia, così da far capire a tutto il pubblico che non stava cantando veramente. E questa cosa la fece anche Vasco Rossi, e da allora non è mai cambiata. Tutti quanti i cantanti sono obbligati a cantare in playback. Anche se, ora che ci penso, ricordo che per un anno è andata Britney Spears come ospite al Festival di Sanremo e sono 100% sicuro che in realtà stesse cantando live. Lei avrebbe potuto fare il playback, invece preferisce farsi accompagnare dal pianista, dalle vocalist, e canta dal vivo, canta in diretta. Questa è una... E sì, quando Britney canta live te ne accorgi. Ah, e soprattutto non dimenticatevi, perché ci sono gli abbonamenti attivi, e con ogni abbonamento, oltre ad avere un sacco di contenuti e video in esclusiva solo per gli abbonati, potete avere anche l'accesso al 10% di sconto su tutto il mio shop. Surprise! Salto fuori che a quanto pare il festival, almeno secondo alcuni partecipanti, è stato truccato, e non con dell'eyeliner. Siamo nel 1992 e il presentatore, inutile dirlo, è Pippo Baudone, quale per qualche strana ragione viene attaccato da uno che adesso si viene riconosciuto da tutti come Cavallo Pazzo, il quale sale nel palco, si butta addosso a Pippo Baudo e dice: questo festival è truccato, per piacere, questo festival è truccato, e lo vince Fausto Leali, lo vince Fausto Leali, col brano che non si sa perché viene bloccato da tutta la sicurezza che entrano in 29 sopra il palco, lo bloccano e lo portano via. Qui partono le teorie del complotto: veramente vince la Fausto Leali? Ma non è che fa tutto quanto per avere un po' più di share? Ma non è che sono tutti quanti d'accordo? A quanto pare ci sono delle risposte sì e delle risposte no. In ogni caso, il pronostico è completamente sbagliato, perché Fausto Leali non vincerà il Festival di Sanremo, ma al suo posto lo vincerà Luca Barbarossa. Ma in gara c'è anche Pupo, che non digerisce assolutamente l'esclusione dal podio e se ne esce quindi con una roba che veramente ha dell'allucinante. Dice infatti che lui aveva comprato il quarto posto nel 1984 grazie all'acquisto di schedine Totip per un valore di circa 75 milioni di lire, e che quindi tutto quanto il festival era truccato, perché se lui l'aveva potuto manovrare, allora ancora poteva succedere anche nel 92. Pupo? Ma che Pupo stai dicendo? Ovviamente in sala stampa si urla lo scandalo, perché Pupo ovviamente non è che è proprio un cantante così qua qua qua, e a rendere il tutto ancora più controverso è Striscia la Notizia, il noto programma della Mediaset. Per molti anni negli anni 90 dirà in anteprima il vincitore, se non l'intero podio, prima dell'annuncio ufficiale. Siamo già in grado di dirvi in anteprima mondiale chi è che ha vinto il Festival di Sanremo. Ha vinto il Festival di Sanremo
Ipu! Mannà! È arrivato secondo Toto Cotugno! E ti ha insegnato Minghi! Niente! Ah! Lo fece anche nel 95 quando vinse Giorgia, o addirittura nel 2003 quando vinse Alexia. E sempre parlando dell'edizione del 95 succede qualcosa di allucinante. Durante la diretta, un tale Giuseppe Pagano prende posto su una balconata all'Ariston davanti a 17 milioni di telespettatori. Ovviamente il nostro amico Super Pippo, Pippone Baudo, sale e molla tutto e va là e cerca di fermare il tizio. E la scena, raga, è epica. Lui infatti lo prende, lo convince a scendere, lo abbraccia e lo rimette in piedi per terra, tra gli applausi di tutti. E ovviamente il giorno dopo non si parla d'altro, raga. Tutti quanti hanno visto quella scena, ma c'è chi comincia a sospettare dell'organizzazione. È tutto fake, un po' come i miei video. Ora, dopo così tanti anni, non si sa se è stata una bufala, se è stato tutto organizzato, se è stato un po' esagerato, non se ne ha la certezza, però a darci delle informazioni un po' più interessanti è proprio lui, quel tizio che si sta per lanciare, il quale durante un'intervista fatta a Vanity Fair dice che, insomma, si era bevuto qualche Montenegro, era andato lì poi nella balconata, però allude anche al fatto che qualcuno gli aveva dato dei soldi. Non si capisce se dopo, se prima, raga. Non lo so. Io non mi sorprenderei se questa roba fosse stata finta, ma non c'erano delle sicurezze, cioè non dovevi entrare col biglietto. Non sei capito. Però per quel che mi riguarda, il più grande mistero di tutti, posso dirvelo, restano i Jalis. Che poi tra l'altro, vi dirò di più, li ho conosciuti perché una volta sono venuti al mio firmacopie. I Jalis sono un duo che è passato alla storia, al record, perché a quanto pare sono stati il primo duo non big ad aver vinto direttamente Sanremo senza una casa discografica. La loro canzone iconica è Fiumi di parole. Fiumi di parole, fiumi di parole, na na. Loro, dopo quella canzone, con la quale hanno vinto il 47esimo festival di Sanremo nel 97, scompaiono letteralmente nel nulla. È una cosa incredibile. Cioè, immaginate che Mahmood e Blanco, dopo il festival di Sanremo, scompaiono letteralmente nel nulla. Ma mi pare un po' strano. Per 26 anni hanno presentato canzoni a Sanremo e tutte le 26 le canzoni sono state rifiutate. C'è chi parla di un complotto, c'è chi parla di qualcuno che aveva prestato i piedi a qualcun altro, c'è chi parla di un vero e proprio mistero. Secondo me è un mistero, perché vi giuro, è inspiegabile questa roba qua. Se state guardando questo video, ma chi gli avete fatto male? Perché voglio veramente saperlo. Perché io penso che dopo comunque la loro vittoria, almeno un minimo bisognerebbe avere di riconoscenza. E seconda cosa, dopo tutta questa costanza, raga, dopo 26 canzoni, almeno una volta, ma datemi lo sto contenuto, ma che male vi fa. Se pensate che non siano così validi, non penso che abbiate paura che vincano il festival. Oppure avete veramente paura che vincano il festival. Non ho la minima idea. Fatemi sapere voi giù nei commenti cosa ne pensate, raga, di tutti questi misteri. Sono sicuro che ne esistano anche altri, però questi sono quelli che ho trovato molto molto interessanti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, perché lascio nuovi video di martedì, 15 di sabato alle 10.30. Intanto oggi veniva, questo lo sa mai nessuno. Vi mando un bacione grande grande e nel prossimo video. Ciao!